50 mm operativi. Ah, simpatico. Antisommossa attivata. Bravi, bravi. Modalità combattimento. Batman, ho avvistato altri 6 carri senza pilota in arrivo attraverso Chinatown. Saranno lì a momenti. Ah, ma quelli sono... siamo noi. Quindi io che cosa dovrei fare? Questo ancora non l'ho capito. Che cazzo? No. Allora qui volete proprio... oh. Ma che... what what? Bello però, i movimenti sono abbastanza fluidi. Allora, forse non ci siamo capiti. Cos'è questa qui? Una riunione? È una festa? È un party natalizio? Post... è un post invernale sperimentale. Tu ci devi morire male. Anche tu, ciao. Tante care cose. Anche tu, addio e tante care cose. Poi... e anche tu, ciao. Bene, quindi abbiamo scoperto che comunque sia la Batmobile si può chiamare quando si vuole. Cos'è questa cosa? Dobbiamo andare. Il campione degli eufemismi è tornato. Oh, 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 attenzione. Una battuta di poco conto. Ora devo sapere da dove arrivano quei blindati. Ho individuato elicotteri da trasporto diretti verso la città. E ne arrivano altri. Davvero? Attivare la diagnostica armi della Batmobile. Ora si va in guerra. Guerra. Comunque questo gioco di Batman è molto più profondo. Secondo me si stacca anche molto dagli altri. Va bene, 193 metri fa me li fa subito, va. Cos'è? Diagnostica, energia, armamenti. Me la devo fare veramente per forza. Simulazione attivata. Cos'è? Test diagnostico dei sistemi di energia dell'arma attivato. Fase 1. Distruggere i bersagli per caricare l'energia dell'arma e attivare batteria di missili. Ok. Ok. Non capisco quello che devo fare, però. Cioè io distruggo. Batteria di missili livello 1 pronta. Ok. Ah, figo. Fase diagnostica completata. Fase 2. Caricare a livello 2 batteria di missili. Distruggere fino a 4 bersagli insieme. Bene. Non è malaccia come cosa. Vediamo. Ah, Pente ci sta spiegando come funzionano le varie cose. Comunque sta Batmobile è una belva, non è una cosa assurda. Non capisco però come avviene. Cioè io devo continuare a distruggere. Vabbè, io continuo a sparare. Carica la batteria di livello 2 per distruggere 4 numeri di bersagli precedenti. No, allora. Prima di sparare devo portare l'arma secondaria al livello 2. Ah, l'arma secondaria è questa. No, qual è? Batteria di missili okay. Livello 2 pronto. Immaginavo 1-1-1-1-1, ok, Prima di sparare devo portare l'arma secondaria al livello 2. Ah, basta. Ah, 4 volte dove? Scusate, Fase 3. Se si subiscono danni, l'energia dell'arma si scarica. Caricare a livello 2 batteria di missili e distruggere 4 bersagli attivi per completare il test. L'energia dell'arma si svuota quando subisci danni. Carica la batteria di missili a livello 2 e distruggi... ah, ok, quindi adesso la sfida è più reale. Ok, va bene, don't worry, be happy. Tanto a me qua non mi battono proprio. Carichiamo prima questa. Ok, perfetto. Test diagnostico completato. Grande. Simulazione completata. Sono troppo forte. Conti. Perfetto, abbiamo completato. Un punto upgrade. Vediamo un po'. Schermata della Waintech. Ok, quindi abbiamo lotta, tecnologia gadget, abilità gadget, tuta di Batman, armi, Batmobile. Questo è figo perché l'hanno reso un po' più,
Ad esempio, sulla tuta di Batman sicuramente c'è la corazza e... KO Rampino. Usa il rampino su una sporgenza vicino a un nemico e passa direttamente al KO. Interessante, interessante, però... Però... Noto che secondo me questa volta i nemici saranno un po' più... bastardi, e quindi andiamo con l'armatura. Poi vediamo qua a lotta, che cosa c'è? In lotta ci sono proprio delle mosse nuove, colpi critici, vabbè, qua... Ci sarà un sacco da... Vediamo della Batmobile, che ci stanno la corazza della Batmobile e basta. Vabbè, questi sono bloccati. Armi della Batmobile. Ah, vabbè, migliorano le cose, il telaio. Vabbè, interessante. Porto che scarica altri blindati ai Panessa Studios. Ho avvisato la Ah, polizia ci di dice anche il ritirarsi dalle passeggero. strade. Ci sto andando adesso. A Della tutte le patria... unità, maiuscolo qui è il sinistro. commissario Gordon. Abbiamo numerosi blindati ostili schierati in città. Gotham è sotto attacco. Voglio che tutti rientrino al commissariato. Non siamo attrezzati per affrontare quel che c'è là fuori. Grazie a Dio, un Oddio attacco aereo. mio, cos'è qua, un party? Prego. Fortunatamente ho un po' di munizioni extra. Ok. Senti, te ci devi andare. Oddio, ho fatto cadere la palma. Fuori. Fuori. Ma muorici, bastardo. Ciao. Ok, no? Perfetto, batteria di missili di livello 1. Noi non ce ne accontentiamo. Va bene, sì, ok, ce ne accontentiamo. Tanto, fa niente. È bella? Bella per te e bella per tutti quanti noi che siamo sempre qua alleghi e simpatici. Ah, ciao, amicone. Addio. Rallenti perché mai? Vabbè. E possono riprendere le fatture. Blindati sistemati. Grazie a Dio. Speriamo che siano gli ultimi. Questo che è il Non ponte? fruttarci. Prepara una cella di isolamento nella prigione della polizia. Sto arrivando con Ivy. E secondo te Ivy in una prigione ci sta bene? Vabbè. Non voglio sapere. Comunque sia, via verso la stazione di polizia. La mappa è gigantesca comunque, rispetto agli altri giochi. Lì c'era una rampa. Credevo che senza Joker sarebbe solo morta di crepacuore. Oh merda, è lui! Non temere, non ci prenderà! Felice di averti qui, Batman. Porta dai Ok. piani inferiori, zona di isolamento. Andiamo, commissariato. Addirittura possiamo entrare dentro le della GCPD, ma vabbè, per chi vede Gotham. Che diavolo! Non sparate, è Batman! Sotto attacco. Ma quando mai? Novità nell'analisi della tossina della paura? Ci vorrà ancora un po'. Passa alla torre dell'orologio quando puoi e ti mostro cosa ho scoperto finora. Ok, ci passerò subito. Dove hai imparato a guidare? È la patente deficiente. Vabbè. Comunque, a quanto pare siamo riusciti a portarla. Holding Childs. Tanto lei evade da qua. Evade, evade, ma con una sicurezza che è impagabile proprio. A parte pure il filmatino. Lo spaventapasseri ti schiaccerà, Batman! Ciao. Sul serio, perché ti dai pena per questi sacchi di carne? Disordini? Siamo in stato di guerra e non abbiamo né gli uomini né l'equipaggiamento. Bene, guarda chi c'è. Ivy, una preoccupazione in meno. La cella di isolamento è pronta. Bene, vedo che ne fai buon uso. Oh, bene, un'altra cella. Proprio ad hoc per lei, eh. È della Wentech, capirà, gliel'ha fatta apposta. Ti senti più sicuro adesso che sono rinchiusa? Certo. Vabbè. Ma adesso? E la feccia nelle strade farà tutto il possibile per fare in modo che le cose restino così. Vabbè, ciao. Avete avuto la possibilità di andare. Non è il solito genere di armi della feccia di Gotham. Non è neanche il solito genere di feccia. Ok. Vuoi dirlo forte? Ci sono volute quattro persone per ficcarlo in cella. Rinchiudermi è un segno di disperazione, Batman. Lo vedo nei tuoi occhi. Tu hai paura. Ma stai zitto.
Taci, taci proprio. Andiamocene da qualche altra parte, non lo so. Ma che devo fare adesso, scusa? Impedisce lo spaventapasse. Vabbè, usciamo. Andiamo da Jim. Vaffanculo. Vedi. Dannati burocrati. Siamo rimasti soli. Possiamo cavarcela, Jim. La situazione? Abbiamo incidenti in ogni punto della città. Cash, dacci un resoconto. Va bene, vediamo. Prima cosa. Abbiamo perso i vigili del fuoco della stazione 17. Oh no. Abbiamo le ultime coordinate, ma non sopravviveranno a lungo se lasciati soli. Immagino. Chi deve poi andare? C'è questo. Un caso strano. Ritrovano un corpo. Non c'è stato tempo di indagare. Ah, qua ci sono gli omicidi risolti. Ma la scientifica sembrava sconvolta. Roba brutta. Ci sono anche stati avvistamenti dell'enigmista intorno allo scalo ferroviario. Conoscendo il tipo, sicuramente trama qualcosa. So che hai da fare, ma qualunque aiuto tu possa dare salverà delle vite. Niente paura. Ho chi cerca lo spaventapasseri. Vedrò che posso fare. Ottimo. Ho mandato degli uomini a Gotham Sud e Ovest. Li raggiungerò quando avrò finito qui. E troveremo quel figlio di puttana. Giusto. Hernandez, sono Gordon, aggiornami. Vabbè. Ah, ok. Vediamo un po' le missioni. Se vuoi tornare a dare al caccia allo spaventapasseri, segna quest'icona. Ah, praticamente abbiamo la scelta tra la missione principale, cioè in questo caso Città della Paura, che sta solo al 5%, poi la vendetta dell'enigmista, il crimine perfetto e prima il dovere. Allora, io mi concentrerei sulla trama principale per ora. Quindi nulla, io per questa puntata la faccio terminare qua, quindi spero che vi sia piaciuta. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace per supportare questa serie che andrà avanti. Noi ci vediamo con un prossimo video, come sempre, dritto per dritto.